mio fratello. È un pilota di caccia e se c'è un attacco lui parte per primo. Mio papà è il suo principale, il viceministro della difesa. Ma non essendo capace di fare pace con sua figlia, con me, dubito ci farà fare pace con gli spagnoli. Sembra un po' surreale, ma invece non lo è, no? Quello che vediamo. Ma il problema è che è surreale la realtà. È la cosa incredibile, che la realtà è più surreale del film. Anzi, poi ha superato il film. Ma totalmente. Il film è stato scritto prima e girato prima. Quindi... È assolutamente surreale la realtà, lo è sempre stata. Quando leggiamo le notizie di qualsiasi tipo di conflitto nel mondo, abbiamo questo senso questo senso dell'assurdo, no? Però poi il cinema serve a questo, a riflettere su quello che ci accade, a volte a farlo in maniera sarcastica, anche nel momento in cui c'è un orrore vivo e presente, non è un caso che c'è un titolo che è volutamente sarcastico, nessuno la desidera davvero. Però nel nostro film i personaggi hanno quasi inconsapevolmente bisogno di un evento così catastrofico per riuscire a cambiare le loro vite. Posso chiederti dove sei stato l'ultima settimana? All'allevamento, a fare il raccolto. In questo allevamento non ce l'hai una televisione, non c'è internet. No, internet non prende. Vai a vedere. Le diplomazie sono al lavoro, si spera in una soluzione rapida a reagire in caso di attacco. Ma che cazzo, ma che vi siete tutti impazziti? Cioè, come quello che accade quando c'è un fatto traumatico, no? O scioccante, che mette in discussione la vita stessa. Che può essere una malattia, che è stata la pandemia mondiale o appunto un grande conflitto. Questo ti obbliga a guardare la tua vita veramente in faccia, cioè ti obbliga a non lasciarti più vivere, ma a scegliere, perché devi agire, perché il personaggio di Lea è un personaggio per esempio di azione, che riflette mentre fa le cose, deve prendere una scelta, però nel frattempo corre, cammina, si muove, chiede aiuto, incontra delle persone, parla con Tom, che è il suo personaggio, e quindi in questa azione tu prendi in mano la tua vita, perché capisci forse il valore di qualcosa, si dice spesso, quando la perdi o stai per perderla. Ti ho aiutato? Mi hai... sì. Adesso tu puoi fare una cosa per me? Se posso. Ok, li vedi quei militari alle mie spalle? Ok, io ho bisogno di te per passare in mezzo a quei militari, ok? Noi adesso dopo 8 mesi di guerra ci stiamo chiedendo il motivo vero per il quale la Russia ha deciso di fare questa cosa. Ci sono ancora dibattiti, nel senso che la storia poi si fa molta fatica a leggerla quando ci sei immerso dentro. Ci vuole una distanza dalle cose per riuscire a leggere. Probabilmente riusciremo a leggere questo conflitto tra molti anni in un modo più lucido, come abbiamo fatto con altri conflitti che sono accaduti dopo, che col Vietnam, con la prima e la seconda guerra mondiale. Comunque la famosa scintilla, diciamo così, anche se il fatto è grave, che poi causa un'esplosione inimmaginabile, ma perché l'aria è piena di benzina, di gasolio, c'è magari rabbia sociale, c'è frustrazione, c'è paura. Guarda come ci hanno ridotto più di 70 anni di pace. Guardaci, compriamo smartphone che si guastano dopo 2 anni, lavoriamo come stronzi e non guadagniamo un cazzo. Siete una bella coppia sullo schermo. Grazie. Ecco, quindi come andiamo? Siete pronti per un action? Pensiamo uno 00, poi l'avete fatto uno 007, poi magari toccate dire chi è. 006. Magari lo 007 è Miriam, chissà. 006 io posso fare, no? 007 non c'ho proprio. No. Però abbiamo corso. Avete corso, abbiamo corso, c'è l'azione, tanto. C'è una bella alchimia. Guarda, insomma, fronteggiate i carri armati. Ora siamo stati seri in tutta l'intervista, un po' possiamo chiudere con... No, ma perché anche nel film si ride anche, comunque, c'è anche sì, l'aspetto di commedia. Ma lo sai film, che c'è i carri armati, in realtà noi abbiamo visto uno. No, non è vero, la del popolo c'erano. Guarda, no, che il movimento erano gli elicotteri, le cose, il green, l'aereo, era tutto digitale. Sì, però le corse sono vere, ci tengo a dirlo, ci tengo a dire che Gianni Zanardi ci ha fatto correre tanto. Sì, sì, abbiamo corso un film molto sudato. Siamo una coppia. Una coppia, va bene. Normali. Normali.